lo hanno eletto a governare un ascensore molto particolare, un ascensore che consente di salire di livello sociale e che consente a chi nasce da una famiglia che svolge attività pratiche, umili, di diventare comunque un decisore, una persona che è in grado di guidare tante altre persone. Un ascensore talmente largo da fare crescere un intero territorio con quello che inventa, con quello che produce a livello di cultura e soprattutto con quello che è capace di attrarre con le sue potenzialità. Quell'ascensore si chiama Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale e ne parliamo con il magnifico rettore Marco Dell'Isola. Buonasera. Magnifico rettore, certo l'hanno chiamata a governare un ascensore. Che effetto le fa questa responsabilità? Perché è un ascensore che può cambiare la vita dei ragazzi, delle loro famiglie, ma anche di un territorio. Lei ha centrato nel segno, effettivamente l'università è un doppio ascensore, lo è per gli studenti sicuramente. Noi come università territoriale sentiamo particolarmente questa responsabilità. Perché magari nelle università private oppure magari nelle grandi università ci sono tante famiglie che hanno dei mezzi economici, diciamo, non indifferenti. Nelle piccole università, magari delle aree interne come la nostra, i nostri studenti non hanno gli stessi mezzi economici delle grandi università. E quindi questa responsabilità della nostra università è una responsabilità che abbiamo sempre sentito e che ha dato dei frutti fantastici. Noi che effetto le fa vedere il figlio di due agricoltori, di due operai, che diventa ingegnere? Cioè è una forma di affrancamento anche per loro, di soddisfazione nei confronti della vita? Guardi, non solo diventare ingegnere, ma diventare professore universitario, diventare professore ordinario. Io ho visto colleghi, ex nostri studenti, non solo praticamente laurearsi con brillanti voti, ma anche poi effettivamente diventare professori universitari, dirigenti di azienda, cioè fare delle scalate, ma non tanto dal punto di vista economico, perché penso che nella vita non serva quello, ma dal punto di vista culturale, fare dei passi da gigante. Questo ovviamente ci riempie di soddisfazione. Quanto è pesante salire questi piani, non tanto con gli studenti, ma con un territorio? Perché voi, oltre ai ragazzi, fate salire un territorio. Con la vostra ricerca voi avete portato qui dei colossi mondiali sul trasporto ferroviario per le vostre ricerche nel campo dell'elettricità. Voi avete inventato per primi, dopo averlo teorizzato, la colonnina dove uno si avvicinava e ricaricava automaticamente qualunque cosa. Oggi è normale, ma voi l'avete fatto, insomma, avete cominciato a teorizzarlo più di 20 anni fa e avete fatto pure il prototipo. Ecco, così cresce un territorio, ma quanto resistenza fa questo territorio? No, il territorio non è che faccia resistenza, che a volte ovviamente non si riesce a fare tutte le sinergie possibili per poter giocare tutte le carte che un territorio ha da giocarsi. Sicuramente l'università, ed è un fatto acclarato, fanno la differenza in molti territori, cioè quando questa simbiosi tra università e territorio riesce in modo più felice possibile, il territorio, l'università fa da moltiplicatore, cioè quelle possibilità, quelle capacità che ha un territorio di elevarsi, di andare avanti, risulta moltiplicata, perché indubbiamente l'università è un luogo in cui si fa didattica, come dicevamo prima, ma si fa ricerca nello stesso tempo. Ebbene, fare ricerca e didattica insieme significa poi, se tu riesci a diffondere quella cultura, a diffondere la tua innovazione sul territorio, significa dar luogo a quel secondo ascensore di cui lei parlava giustamente poc'anzi, e che ovviamente può dar luogo ovviamente a benessere sul territorio, ma può far sì che i nostri figli, perché io, lei come ben sa, sono un cittadino del territorio frusinato, i nostri figli possano restare sul nostro territorio senza andare via. Ma la politica quanto vi segue dal territorio? Perché lei ha fatto riferimento a delle città dove ci sono le università, quando c'è l'integrazione c'è la sinergia. Integrazione significa
Professore, mi aiuti a capire, professore, qual è lo scenario? Oppure cosa potremmo fare per il territorio? Questo avviene qui? Questo avviene. Devo dire che è sicuramente un problema anche politico. A volte però diamo un'eccessiva anche peso alle scelte politiche che sono estremamente importanti. Lo è perché ti deve seguire l'imprenditore e ovviamente diciamo, se l'imprenditore non dà fiducia alla ricerca, all'innovazione, evidentemente questa simbiosi non può accadere. Deve crederci ovviamente il cittadino, l'amministrazione pubblica, deve crederci la politica. È chiaro che diciamo, alcune volte queste scelte hanno avuto degli esiti eccezionali, mi riferisco per esempio in questi giorni abbiamo in atto ancora i campionati nazionali universitari in cui la politica ha finanziato degli impianti sportivi che sono utilizzati dai nostri atleti. Sapete bene che ci sono più di 3.000 persone, 3.000 atleti studenti che sono in questo momento gravitano su tutti i comuni del territorio, non solo su Cassino, e questo porta poi una movimentazione di più di 10.000 persone con un benessere che va non soltanto sulla singola attività, ma ovviamente riempie alberghi, riempie la città. E questo è un fatto molto importante, che lascia poi dei segni sia tangibili sugli impianti, quindi la Regione Lazio ha finanziato questi impianti sportivi che noi abbiamo realizzato recentemente, e lasciano soprattutto un segno indelebile nelle persone che hanno lavorato a questo sistema. Tutti i nostri studenti di scienze motorie stanno partecipando al tutoraggio dopo 2 anni di pandemia, quindi immagini che idee hanno avuto dell'università a distanza, in cui, se lei sa bene, non crediamo, e dopo un anno stanno recuperando, facendo insieme un'esperienza unica, irripetibile, e questo lascerà il segno nella loro memoria, nella loro formazione. Sanno che lo sport può diventare molto di più dell'attività sportiva. Questo per quanto riguarda scienze motorie, però, magnifico rettore, di fatto voi siete stati i protagonisti di una svolta epocale per questo territorio, paragonabile solo, se tutto va in porto, all'arrivo dello stabilimento Fiat nella fine degli anni 70. Cioè, è grazie a voi, alla vostra abilità nella ricerca e alla prospettiva che avete saputo dare al progetto che un colosso mondiale come Fincantieri decide di realizzare qui a Cassino la prima Gigafactory con la quale produrre batterie per qualunque cosa si muova, partendo dalle imbarcazioni, in maniera tale che non debbano andare più col combustibile fossile, e questo lo si deve a voi. Durante una riunione di un'industria, il presidente della territoriale, Francesco Borgomeo, disse: guardate, forse non avete capito, è come se l'università avesse messo qui un pozzo di petrolio. Sì, è proprio così, da uno spin-off, da un'idea di ricerca, è nata un'impresa. Dall'impresa, l'impresa ovviamente, sapete bene, questo spin-off si chiama Elettra, ha una oggi 20 dipendenti, è già una realtà, e su Elettra sono finiti degli investimenti importanti di ricerca e sviluppo, quindi è diventato attrattore di ricerca e sviluppo, e ovviamente questo attrattore poi ha portato Fincantieri. Fincantieri, lei sa bene, porterà entro la fine dell'anno più di 100 dipendenti, ma non è soltanto il lavoro che si genera sul territorio, è la possibilità di una continuazione della mobilità che ha avuto sempre un centro nel nostro territorio attraverso Stellantis, attraverso tutto l'indotto della meccanica, ma che continua anche attraverso questa innovazione. Probabilmente, come lei dice, se non ci fosse stata questa scintilla nata all'interno dell'università, probabilmente non si sarebbe mai innescato questo meccanismo, e ovviamente se non si fosse innescato questo meccanismo rischiavamo di perdere un treno importante che è il problema, che è il tema dell'innovazione nell'ambito della mobilità sostenibile. Voi di fatto eravate in competizione con Torino, con la Motor Valley in Romagna. Vi ha spaventato questa competizione? Guardi, non ci ha spaventato, ma questa competizione continua. Lei sa certamente che noi siamo entrati nel Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile, quindi nei centri nazionali finanziati dal PNRR, con questa carta d'identità. E siamo entrati con poche università italiane, come Torino, come il Politecnico di Milano,
ovviamente con queste credenziali. Quindi per giocare questa partita internazionale la si può anche giocare a rete, come lo faremo nell'ambito del Centro Nazionale sulla Mobilità Sostenibile, ma devi avere delle carte. Quindi a volte le partite le puoi giocare anche insieme, a volte le giochi singolarmente, a volte il territorio viene dietro queste tue scelte, come è successo sul discorso di Fincantieri, e quindi queste sinergie possono portare qualcosa in più, come lei prima diceva, oppure possono spegnersi, perché una scintilla è un germe che però poi alla fine, se non dà luogo, se non ha combustibile, non può radicarsi. Altra cosa che avete stimolato: 114 milioni di euro di capitali privati, cioè gli imprenditori dell'area dell'automotive, dell'area del Cassinate, hanno messo mano al conto in banca, hanno detto: ecco, questi sono i soldi, li metto sul tavolo, e messi insieme sono 114 milioni di euro pronti per essere spesi, con i quali sono andati al Ministero dello Sviluppo Economico, hanno detto: noi facciamo un contratto di filiera, cioè siamo legati uno all'altro, e non per fare economia o per fare finanza, ma per diventare, prima volta che su questo territorio si sente questa espressione, tier one, cioè il fornitore che parla dando del tu a Stellantis, talmente grosso, talmente autorevole, talmente affidabile, che è un fornitore di primo livello, cioè l'indotto diventa un partner che guarda negli occhi Stellantis, e anche questo grazie alla vostra iniziativa. Sì, sicuramente ha giovato anche la nostra iniziativa per questo, per fare rete. Ecco, quando l'università e le imprese riescono a fare rete, si riesce a fare anche questo. Cioè si riesce a unire tante piccole e medie imprese, importanti singolarmente, ma messe insieme, ovviamente sa bene che possono avere un peso notevolmente diverso. E probabilmente un partner che non gioca una partita strettamente economica, perché l'università non ha questa finalizzazione, è un po' a volte in alcune situazioni può funzionare quasi come arbitro. Ecco, avere un elemento di coesione, di coordinamento rispetto a queste situazioni può sicuramente dare una marcia in più. Il fatto di avere un particolare punto di osservazione vi ha consentito di dire in anticipo che bisognava mettere da parte i combustibili fossili. A distanza di qualche anno da quando lo disse il suo predecessore Paolo Vigo, ecco che adesso siamo con i problemi fino non al collo, ma fino alla punta del naso. Il professor Vigo disse: guardate, è ora che cominciamo a ragionare su altri combustibili, sul GNL. Propose addirittura: prendiamo la Valle del Sacco, che non può essere utilizzata per produrre prodotti che siano destinati all'alimentazione animale o umana, e facciamo invece delle coltivazioni dalle quali ricavare i nuovi combustibili. Poco ci mancava che gli mettessero la camicia di forza e ve lo ricoverassero. E però di fatto oggi siamo nel pieno di questo problema. Come ingegneri, come studiosi, secondo voi, come conoscitori del territorio, come se ne può uscire? Guardi, allora la strada ovviamente è tracciata, perché la transizione energetica è già in atto. Il vero problema è in quanto tempo siamo in grado di coprire questa transizione. Certamente la situazione internazionale, la guerra in Ucraina, non ha giovato a questa accelerazione. Però pone accenti diversi, tra cui anche il discorso di sostituire, forse in tempi anche più brevi, il gas naturale, perché evidentemente avremo un problema già a partire dalla prossima stagione invernale, per cui questi combustibili sostitutivi di cui lei parlava poc'anzi diventano essenziali non soltanto per il problema della transizione energetica, ma anche il problema dell'approvvigionamento. Noi sappiamo che circa il 40% del gas naturale che viene utilizzato in Italia viene dalla Russia, quindi bisogna sicuramente differenziare, perché se dobbiamo sostituire il 40% del gas naturale dobbiamo necessariamente differenziare gli approvvigionamenti, ma dobbiamo anche accelerare quella transizione dal gas naturale ad altri combustibili innovativi. Mi tolgo una curiosità, ma lei da ingegnere ha paura dei biodigestori e dei termovalorizzatori di ultima generazione? Perché si apre un dibattito dove molte volte nasce il sospetto, perché guarda caso non avere questo tipo di impianti, lo ha ribadito il prefetto di Roma,
agevola le ecomafie, mentre quelli sono sistemi assolutamente controllati per gestire e smaltire i rifiuti. Dall'altra parte si dice però sono pericolosi. Ora, quando abbiamo tolto il nucleare in Italia e con tanti ringraziamenti se l'è fatto la Francia al confine con l'Italia, non mi sembra che lì siano morti come moscerini sul parabrezza. Da ingegnere è preoccupato di una eventuale presenza di un termovalorizzatore e di un biodigestore? Guardi, allora, io non ho paura della tecnologia, io ho paura dell'ideologia. Allora, diciamo, succede spesso che si faccia di tutto un'erba un fascio, quindi se una tipologia, una tecnologia particolare ha dei limiti, viene criminalizzato l'intera tecnologia e, diciamo, in questo modo si fanno delle scelte a volte improvvide. Per quanto riguarda, come dicevo prima, la possibilità di fare combustibili insomma, alternativi, stiamo ragionando insieme all'ASI sull'idrogeno e questo è un aspetto particolarmente interessante. Certo, l'idrogeno va preso con le cautele necessarie, le tecnologie possono aiutarci a generare, a fare, diciamo, a utilizzare questi sistemi anche con rischi molto molto ridotti, praticamente nulli, come avviene in tanti paesi europei anche per il nucleare. Il problema è a volte è l'ideologia che si sostituisce nelle scelte, cioè non si valuta il rischio in modo scientifico. Allora, se noi non valutiamo il rischio in modo scientifico, diciamo, e valutiamo la tecnologia di 20 anni fa per dire questo il biodigestore oppure il termovalorizzatore non si deve fare, e il problema è ovviamente non devi più combattere con gli aspetti scientifici, devi ragionare sugli aspetti ideologici e lì non c'è bisogno di ingegneri, lì ci sono altri mestieri da mettere in gioco, quindi evidentemente la risposta non gliela posso dare come ingegnere, gliela potrei dare come cittadino. Qual è la più grossa soddisfazione che secondo lei si è tolta all'Università di Cassino? Cosa ha dato in questi tanti anni di storia al territorio? Sicuramente lo ha strappato da quell'ombra di isolamento culturale nel quale il sud della provincia di Frosinone si trovava. E poi? Guardi, allora io sono da 32 anni che mi sono trasferito qui a Cassino e che diciamo, vivo la mia università molto molto da vicino e ho visto trasformarsi questo territorio diciamo, nei 30 anni che sono, diciamo, in cui sono stato qui a Cassino. Devo dirle che non penso che l'università abbia invertito una rotta diciamo, culturale che diciamo, Cassino o la provincia di Frosinone o il territorio sarebbe rimasto fermo se non ci fosse stata l'università. Io penso che, poiché sono convinto che la prima missione dell'università sia la didattica, almeno per quanto mi riguarda, la mia più grande soddisfazione è quello che diceva lei prima, è vedere delle persone che non sarebbero mai laureate, vederle laureate. Voi non avete fatto solo didattica, perché a un certo punto la didattica è io insegno, trasmetto il mio sapere a questi ragazzi, gli ho insegnato quello che so. Il fatto è che voi alla didattica, a un certo punto della vostra storia, affiancate la ricerca. Abbiamo citato prima tutta una serie di cose che avete scoperto, brevettato, anzi, non abbiamo sottolineato i brevetti che ogni anno voi depositate perché vi fate scoperte anno per anno nel campo scientifico. Ecco, didattica va bene, ma voi a un certo punto vi siete messi anche a fare ricerca e questo è il valore aggiunto. Allora, ricerca e didattica e università devono sempre andare insieme, almeno nell'idea delle università italiane che sono quasi tutte così, cioè le università italiane credono in un modello ricerca e didattica congiunto. È un sapere non rigido quello che si genera in questo modo, cioè io continuativamente cerco di capire, di andare avanti sulla mia frontiera, per far questo devo stare dentro il problema e quindi sono in grado meglio anche di spiegare a un ragazzo che per la prima volta si mette, diciamo, va a approfondire certe tematiche, diciamo, riesco a dare una marcia in più. Quindi ha sempre fatto parte la ricerca degli elementi costitutivi diciamo, della nostra università. Sicuramente il fatto di essere riusciti a investire tanto, soprattutto nei primi anni di vita dell'università, nella ricerca con nuovi laboratori, con anche
sperimentazioni che richiedevano molti investimenti, ci hanno consentito di fare in poco tempo dei passi da gigante. Quindi l'università è cresciuta molto per questi grandi investimenti. Il vero problema è che, diciamo, le università costano e, diciamo, come lei ben sa, se a fronte, diciamo, di investimenti non fatti, evidentemente uno, diciamo, la qualità del tuo lavoro e della tua ricerca può evidentemente retrocedere. Questa è una cosa molto importante da tenere presente nel nostro futuro. Mi racconta una delle scoperte che avete fatto in laboratorio, anche perché molte volte sono anche ricerche interdisciplinari, cioè chiamate quelli di economia, sentite, mi dai un attimo un parere su questo, cioè, sono delle cose interdisciplinari molte volte, ma una delle ricerche e dei risultati, quindi, che ha portato a brevetto, che le è rimasto impresso? Guarda, sono tante, diciamo, come rettore non ne potrei scegliere nessuna, perché evidentemente sono talmente tante in laboratorio che ho difficoltà a dire. Quelle dico qualche esperienza personale. Allora, per me è stata una grande, diciamo, sicuramente una grande soddisfazione dopo essere riusciti a generare un modello per la valutazione del gas che non si riusciva a contabilizzare, essere non soltanto chiamato da SNAM, dall'autorità, eccetera, ma poi essere chiamato da aziende fuori dall'Italia a studiare lo stesso fenomeno in altre reti internazionali. Questo è sicuramente motivo di soddisfazione personale, ma è un'esperienza personale che potrei moltiplicare in questo momento per 100, per 1000. La settimana scorsa all'interno della nostra banca dati brevetti è stato scelto un brevetto che abbiamo depositato un anno e mezzo fa, è stato scelto da un'azienda perché lo vuole acquistare. Allora, tutto questo capisce che significa fare ricerca, fare innovazione, trasferire al territorio delle cose che evidentemente solo un'università di centri di ricerca possono fare. Che sensazione le danno i ragazzi, e sono sempre di più, che vengono dall'estero per studiare a Cassino? Guardi, allora, Cassino è diventata negli ultimi anni una università molto particolare da questo punto di vista, nel sistema nazionale ma anche nel sistema laziale. A fronte di un 5-6% degli studenti stranieri nella media nel Lazio, noi ne abbiamo quasi 15%. Cioè, abbiamo una percentuale di studenti stranieri molto più grande di quello che si pensa, quello può percepire a volte anche il territorio. Questo è avvenuto per una serie di motivi. 7 corsi, diciamo, di laurea sono corsi di lingua inglese, sui 32 capisce che è anche una percentuale importante. Ma soprattutto questo è accaduto perché i docenti hanno creduto in questi corsi di laurea, hanno investito anche nei contatti internazionali. Questa velocità di crescita nell'ambito internazionale lei lo ottiene soltanto attraverso la relazione con le altre università, con i doppi titoli, con le ambasciate nei diversi paesi, e questo ovviamente poi porta studenti, poi c'è il tantam e quindi c'è questa crescita continua, ma in cui hanno creduto in primis i docenti dell'università. Per concludere, c'è stato un periodo in questo paese in cui andavano di moda i laureati all'Università della Strada. Conviene invece laurearsi in una buona università, conviene sempre studiare. È un investimento che ancora oggi è produttivo, vale la pena impiegare il tempo a studiare? Guardi, non lo dicono gli università, lo dicono i numeri. Cioè, i numeri ci dicono che quando una volta laureati abbiamo, diciamo, il doppio, il triplo delle possibilità di occuparci e di occuparci, diciamo, con un reddito sensibilmente maggiore rispetto al ragazzo, allo studente che invece si ferma nei propri studi, diciamo, sul livello inferiore. Le faccio ancora una volta un esempio. Neanche 15 giorni fa mi chiama un imprenditore e dice: guarda, sono disperato, non riesco più a trovare ingegneri civili. Che, diciamo, hanno avuto un decremento di iscritti negli ultimi anni notevolissimo e che oggi si trovano in una posizione di particolare privilegio, perché evidentemente con la ripartenza tutti questi ingegneri hanno necessità di, diciamo, tutte le imprese, queste imprese del settore civile hanno necessità di ingegneri e purtroppo non trovano questi ragazzi. Quindi sono anche
molto meglio pagati di quanto, diciamo, pensavano quando sono una volta iscritti. Studiare conviene sempre. Grazie professore, buon lavoro. Grazie a lei.